Quella notte davano una festa a corte ed il principe voleva la sua principessa. Cenerentola non poteva andare a ballare. Però la fatina gli disse: mettiti le scarpette di cristallo, questa zucca la trasformo in una carrozza, questi topini in cavalli bianchi. Però ricordati che a mezzanotte devi tornare a casa, altrimenti... Questo succedeva tanti anni fa, oggi invece Cenerentola a mezzanotte deve andare a ballare, altrimenti non ha i cavalli bianchi, nemmeno la carrozza e nemmeno il cocchiere, che era un rospo brutto con la bestia. Quello che era antipatico di questa favola erano solamente Sussi e Biribissi, le sorellastre. Noi che viviamo in un mondo di favole vogliamo ricordarci che c'era una volta tanti anni fa, molti anni fa, un bambino piccolino. Si chiamava Paolino. Vicino a Rolling Stone, ti ascoltava Mario Più, International DJ, direttamente da tutto il mondo. Mario, Pollicino era il settimo dei fratellini, era il più brutto e tutti lo volevano abbandonare, però lui, per non perderci nel bosco, si mise in tasca i sassolini bianchi. Pollicino piccolino, quando si ritrovò sullo soletto si mise in cerca dei sassolini ed uno dietro l'altro lo fecero rientrare in after hour. Era un botta piena. After hour! Si ritrovò in un mondo estasiante dove la musica non era musica, dove tutto era concesso e sconnesso. Pollicino! After! After! After hour, Mr. Mario Più! Mario Più, Ziggy e Franchino, quelle cazzo di mani al cielo, Milano, la speciale console! We'll be right back.
Body Dance and Me, Love You DJ. Special DJ Metal Psicosis.